Non so se questo microfono fun funziona. Sì. Allora, buonasera, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Eh, innanzitutto, grazie per essere qui. Questa sera io ringrazio prima di tutto Luigi Giorgi per avermi invitata e. Ehm, Chiamata a moderare questo incontro eh, in occasione appunto della presentazione del suo libro dedicato a Giuseppe Dossetti. Eh, per me è un'occasione importante perché innanzitutto avrò la possibilità di ascoltare e anche magari condividere con, con voi, con gli ospiti, le impressioni e le riflessioni che. Il testo di, di Luigi Giorgi ha, ha scaturito e, e che sollecita nella, nella lettura eh, delle, sue, delle sue pagine. Un testo che diciamo è sicuramente molto ricco dal punto di vista bibliografico, è stato un lungo lavoro, come, come dicevamo poc'anzi, un lavoro che l'ha occupato per, di, per diverso tempo. E è, uno degli ultimi lavori che lui ha dedicato alla figura di questo protagonista del Novecento. Sì. Sì. Ah, senza che... forse così, però così credo meno. No, no, eh, sembra 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 ah, benissimo. E, mh, e dicevo, eh, per me appunto, per me, insomma, per stare qui appunto è l'occasione per... Eh, ricordare anche come questo lavoro sia stato eh, diciamo l'ultimo eh, lavoro in ordine cronologico, ma sicuramente anche un lavoro che invece eh, offre una serie di spunti nuovi per rileggere, come dice lo stesso Luigi, lo stesso Giorgi eh, nel, nel libro, rileggere questa, questa figura così importante. Eh, ci sono mh, due cose che per quel che mi riguarda mi avevano eh, colpito, diciamo leggendo il libro di, di Luigi Giorgi e sono due aspetti della vita eh, di Dossetti che eh, l'accompagnano in tutto il suo percorso, eh, nel percorso politico, nel percorso eh, religioso, sono l'aspetto della testimonianza e l'aspetto dell'esempio che sono poi le, le due cose eh, che appunto ci consentono anche di eh, proiettare quella che è stata la vita di questo uomo, di questo protagonista eh, del pensiero politico, anche appunto eh, cattolico del, del secolo scorso. Testimonianza, ad esempio, eh, che attraversano non solo diciamo, le diverse stagioni eh, della sua vita, quindi eh, la lotta alla la resistenza, l'assemblea la, 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 costituente, eh, le scelte appunto, che l'hanno accompagnato all'interno della, della democrazia cristiana e a seguire insomma, le scelte invece più intime e quindi le scelte, diciamo, poi religiose. E, mh, da questo punto di vista la cosa che appunto mi colpiva è stata la coerenza, la fedeltà ai principi e, e i valori a cui lui eh, ha, sempre, eh, diciamo, <ride> ha sempre tenuto, eh, mantenendo però quell'equilibrio per cui, come eh, Giorgi lo ha definito, eh, si poteva dire che non sia stato né un integralista né un utopista, e questo insomma è una cosa che, 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 che mi ha colpito. Per quel che riguarda eh, alcuni, diciamo, alcuni passaggi, eh, uno dei passaggi appunto fondamentali è stato quello della, della Costituente e della Costituzione. E a questo proposito eh, io vorrei cominciare con, con il chiedere al, al professor, eh, professor Antonetti di qua, che sta alla mia destra. Sì, alla mia destra, <ride> basta. <il tutto. ride> eh, vorrei proprio chiederle, eh, leggendo, una, prendendo spunto da una cosa che appunto avevo avevo scritto sul, sul, relativa a un passaggio eh, che Giorgi racconta per quel che riguarda proprio la, la, la Costituzione e, 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 e l'esperienza di Dossetti in tal senso. Allora Giorgi scrive... Egli riconosceva la propria azione di essere riuscita fattivamente in due obiettivi durante la sua vicenda politica. Il primo aver contribuito decisamente al confronto tra monarchia e repubblica in favore di quest'ultima. Il secondo caratterizzato da un certo orientamento sociale che bisognava costruire nel Paese. Alla base di tale orientamento la Costituzione repubblicana. Essa, e questo Dossetti poi lo ricorda quando negli anni 90 torna a difendere e a parlare appunto della Costituzione in un momento appunto particolare della vita politica del Paese e Dossetti dice «essa può garantirvi tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragione ragionevolmente aspirare». Ricorda appunto negli anni 90 rivolto a dei giovani invitandoli a farsi amica alla Costituzione e a non lasciarsi distrarre dai rumori della cronaca e dalle polemiche politiche. E dice loro, ricorda loro, come la Carta Costituzionale fosse un presidio sicuro per il futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino vogliate procedere e per qualunque meta vi prefissiate. Ecco, queste sono parole che anche oggi, eh, alla vigilia di una festa, come dicevo, accennavo prima che è quella del 25 aprile, sono estremamente attuali e importanti, quindi vorrei cominciare con lei magari una riflessione su questo. Va bene, va bene, mi lasci fare una premessa che è d'obbligo. Eh, sì, no, anche sulla premessa che è d'obbligo. Eh, questo di Giorgio, questo libro di cui discutiamo oggi, eh, è, è un bel libro, è un bel libro di storia contemporanea. Che è, è dedicato a Giuseppe Rossetti, cioè una delle personalità più importanti e anche più discusse del Cattolicesimo e della nostra storia politica nazionale, sia durante la sua vita che diciamo dopo, dopo la, sua, la sua morte. Eh, io ho chiesto, poi ho discusso un po', che, come sapete, eh, Giorgio ci fa l'onore di lavorare qui all'Istituto Sturzo. Ho chiesto, mi sono un po' informato delle difficoltà che ha trovato a fare una biografia di Sturzo, di, scusate, di Capograssi. Ecco, la, la, la prima difficoltà è quella oggettiva, lo dico io che non sono contemporaneista: è che la difficoltà è che nel genere biografico la storiografia italiana è indietro rispetto alla, alla tradizione anglosassone, non si fanno le vite. Qui abbiamo una grossissima eccezione a nello Sturz, la biografia splendida di, di De Rosa che De Rosa dedicò a Luigi Sturz. Abbiamo anche quelle di, di Craveri su De Gasperi, ma in giro anche le vecchie collane biografiche di solito non sono, non sono eccezionali perché una biografia pretende, prevede, pretende diciamo un, un lavorio molto, molto intenso e molto, e molto pesante. Questa diciamo è la prima eh, difficoltà che eh, secondo me Giorgi eh, sconta e supera. In secondo luogo, una difficoltà più importante di questa difficoltà tecnica è perché, eh, in maniera puntillosa e giusta, eh, Giorgi esplora, anche su fonti inedite e importanti, i vari eh, e distinti impegni politici ed acquisiari di Dossetti, cogliendo perfettamente, perfettamente cosa che io francamente non avevo mai colto in altri studi d'ossettiani, che lungo tutto il corso della sua esperienza, dalla resistenza in poi, la resistenza importantissima per, per Dossetti, eh, Dossetti si autoraffigurò, si pensò, pensò se stesso e dedicò tutta la sua vita. Pur tra difficoltà, incomprensioni, anche contraddizioni, per testimoniare la fonte religiosa dell'impegno dell politico. Una fonte religiosa, badate bene, che nasce già prima del Concilio e è legata alle sacre scritture, non solamente ai documenti a cui questi. E questo ne fa, secondo me, un fatto già distintivo. Un altro ostacolo, mi fermo sugli ostacoli. Non da poco che Giorgi incontra, con cui si incontra o supera, riguardo il fatto che prima, ma soprattutto dopo la morte di Dossetti nel 1996, l'attenzione dell'istoria, l'attenzione della pubblica opinione, più che a Dossetti, si è occupata di quel paradigma politico, dell'azione politica che va sotto il nome di Dossettismo. Ci sono occupati del Dossettismo più che della persona, della complessa personalità del Dossetismo. Ora, il Dossettismo è stato a lungo, secondo me, ed è ancora un riferimento per una quota di politici, ma non solo politici, italiani. Che, lo dico in modo molto schematico, pongono dei principi di natura etica e religiosa, principi cristiani, alla base di ogni loro azione. C'è la storia si confronta con i loro principi e i, i principi cristiani si confrontano con l'evoluzione della, con della storia e questo secondo me preconcilio, concilio, postconcilio post secondo me è una cosa che è assorbita da, in questo paradigma diciamo, del dossettismo ma questo paradigma è stato a lungo il riferimento, il riferimento di critiche a dossetti alcune infondate ci si è riferiti cioè a lungo al Dossettismo, non una corrente democratica, non c'è mai stata una corrente d'ossettiana, che io sappia, non, ufficialmente c'era? Vabbè, ah, lui fa, fa foto, diciamo, nella... ci sono stati molti d'ossettiani, ma una corrente organizzata, io non me lo ricordo, comunque. Ci si è riferiti a lungo al, eh, al Dossettismo, al paradigma d'ossettiano come un modo di fare politica, visto come astratto, talora incomprensibile, alla base stessa della DC. C'è un elemento della, della, della vita democristiana in qualche modo un po' astratto, mai concreto. richiamo continuo i principi, la fedeltà alla propria identità eh, e tutte queste cose che dovrebbero o sarebbero dovute essere proprie di un partito cattolico come come la democrazia. Soprattutto però, soprattutto la democrazia cristiana, soprattutto, eh, questo mi preme sottolineare, si è configurato il dossestismo come un modello politico antimoderno. E questo è un po' più pesante secondo me. Perché? Per, perché è slegato dal confronto con le esigenze. Da parte delle di fronte alle articolazioni e agli interessi della società. Articolazioni, e interessi della società che realmente concretizzano il dibattito politico e sono alla base delle scelte politiche. Il Dossettismo per alcuni è stato questo, ma non per alcuni. In questa sala, in questa sala per renderla questa bella sala, ci fu un, con un convegno subito dopo la morte di Rossetti e ci fu un intervento di Galli della Loggia, di Ernesto Galli della Rogge, il quale fece proprio questa distinzione sul Dossetti, Dossetti è l'antimoderno. è colui che non ha recepito i principi giusti liberali e né le modalità liberali della comunità, ora questo non è semplicemente una rievocazione è un indice di una mentalità e di un modo sul quale da, da, da Montanelli a tanti altri sorgi di professione hanno giudicato il Dossetti, quindi la figura di Rossetti è una figura complessa, nell'opinione pubblica, non è una figura che uno accetta così per fede. Giorgi non scansa le difficoltà che ho citato, ma ci invita a prendere sul serio, quindi fuori da ideologie o da pregiudizi, la vita di Lossette. C'è muovendo di lui per individuare per quanto è possibile, ovviamente, la sua uh, accentuata autenticità e il suo accentuato anticonformismo. Certamente Dorsetti è stato un anticonformista usando un termine degli anni 30. Un anticonformista, una, diciamo, un, diciamo un eccentrico nella complessa storia della DC e fin dal periodo della fine del fascismo. Dal periodo della fine del fascismo fino a al dibattito sulla Costituzione, che fu l'ultimo interesse direttamente politico che, 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 Dossetti, che Dossetti affrontò. E questo è un filo che nasce, secondo me, credo che, che Giorgi sia d'accordo: nasce e si solidifica soprattutto nella stagione della Resistenza e nel modo nel quale egli interpreta in modo fortemente singolare, a mio modo di vedere, per quello che capisco io, il processo storico della liberazione e della ricostruzione nazionale. Questo, come Giorgi Riueva, anche come dicevo sulla base di documentazione inedita, si esprime innanzitutto, e io direi soprattutto, durante i lavori della Costituente, che assume appunto in questi lavori un ruolo che si sviluppa non sempre facilmente se uno si va a rileggere l'arte della Costituzione, adesso è molto semplice con il computer farlo, questo lavoro è un'intenzione un che si sviluppa non sempre facilmente all'interno della DC prima di, tutto, di fronte alla Chiesa e di fronte ai partiti della sinistra, quindi diciamo un impegno complesso da, da gestire una personalità detta eccentrica nel senso positivo del termine cioè fuori da... da, da dei canoni correnti, dei deputati e anche i cattolici, ma si sviluppa anche, ripetivo, anche di fronte eh, a quelli che erano i partiti di massa nati con la resistenza, quindi, soprattutto il partito comunista, in parte il partito socialista. E teniamo a mente, cosa che si sottolinea abbastanza poco, che questo confronto, che poi ha diciamo. Da, da, delle composizioni fatte soprattutto da, da Dossetti era un confronto, un confronto tra personalità e forze politiche con idee, ideologie tra virgolette sulla vita democratica un'idea della vita democratica non solo diverse, ma spesso opposta se noi andiamo a leggere il Basso o Tollatti di quell'anno è incomprensibile come questa gente qua poi si sia potuta incontrare con... con nella Costituzione e si è incontrata per, ad opera di Rossetti. Io direi che appunto, ehm, io sono d'accordo con un saggio, una bella relazione che credo nel 2006 no, non nel 2006 nel, 2000, nel, mille, no, nel 2007 Leopoldo De Via in un convegno credo organizzato dall'amico Pierluigi Castagnetti per credo un decennale, poco più del decennale della morte di Dossetti, sono d'accordo con lui sul fatto che Dossetti fu il costruttore dell'identità costituzionale italiana. Il costruttore della identità, per Bacco, per bacco non è che dice ha fatto il, il, il regolamento del condominio, ha costruito l'identità italiana. E, e certamente. Come fece? Questa è secondo me una cosa che lui a non fa, insomma. Cioè, eh, lui eh, Dossetti si avvalsa certamente della sua competenza giuridica e Lue Pordea la, la, la elenca. Ma Dossetti fa un'operazione molto complessa, per quello che ne so, quello che capisco io. Lui è il giurista che sottomette il diritto assolutamente il diritto, la consuetudine giuridica alla volontà politica. E questo è un dato molto importante perché distacca Dossetti da gran parte della cultura giuridica europea, non, non, non solamente italiana. E ma non lo fa, non fa una dichiarazione, diciamo, no, io sono contro il rapporto, per di Dio, non sarebbe mai fatto un'assemblea costituente. Però è di costituente, si discuteva molto in quell'anno perché la Costituente era l'oggetto del dibattito giuridico, politico, universitario. Quindi questa è una posizione di estremo interesse, secondo me. E ehm, la prima cosa che, su cui si può sottolineare questa, questa mia ipotesi, si può rilevare, diciamo, confrontare questa mia ipotesi, è proprio il lavoro che si fa all'inizio nella prima sottocommissione. Dove lavora Dossetti, dopo una, una bella, bellissima relazione fatta di Vapira sui, sui, sui diritti civili. E fu una relazione che creò un mare di scontenti da parte di Togliatti, di Marchesi, di Basso, ma anche di deputati cattolici e non di ultima fila, per esempio, un grande giurista, che, ovviamente sul quale si sorvola sempre. Nelle storie democristiane, che era Carmelo Caristia che era allievo di Gaetano Mosca, cioè non era il portinaio laggiù, era lui e qua disse che era assolutamente folle questa visione cristiana della Costituzione. E lì c'è il grandissimo discorso di Dossetti. Dossetti fa una notazione storico-politica assolutamente interessante. Cosa dice Dossetti? Dossetti dice: Stiamo attenti, che non c'è Costituzione. Che non nasca da un'ideologia. Dice Tessa. E chi lo dice? Lo diceva per esempio a Tollati. E Tollati e Basso Sapevano che nel 1936, quindi non molti anni prima, la Costituzione Sovietica aveva questa premessa politica, non era un organismo giuridico. Quindi tollati, tollati che nega che ci sia, che si possa essere un'ideologia nella Costituzione Repubblicana, viene preso assolutamente in contropiede. Il problema è, disse. Dossetti e trovare una, cito da Dossetti, una ideologia comune. Troviamo, non può, non, non può mancare un'ideologia, l'importante è trovarne una comune. E lì avviene la rivoluzione, la vera e propria rivoluzione che viene rilevata, ma secondo me spesso non viene, eh, non viene rilevato bene la profondità di questa, di questa rivoluzione. Ed è un famoso articolo, famoso articolo, ma Poco studiato il significato, che aveva un, articolo, un ordine del giorno, sempre del 9 ottobre 1946. In cui Dossetti ha Mettiamoci d'accordo su questo, se accettiamo una, una ideologia comune. La prima cosa è che bisogna escludere un'ideologia, come ispirazione della, della, dei principi della Costituzione, un'ideologia individualista, esito dei. dei, dei, dei del costituzionalismo diciamo, post-Rivoluzione francese e dobbiamo respingere anche un'ideologia totalitaria, non dice solo fascista, dice totalitaria e quindi dà un'impronta alla Costituente che pure diventerà la Costituzione antifascista, però l'impronta è quella di una visione contro l'organizzazione totale dello Stato, antitotalitaria e l'ideologia di fondo per costruire questa è quella a che si riferisce ...alla condizione fondamentale della persona umana. Non solamente vista come homme situé, come uomo cittadino... ...ma vista anche come eh, nella sua socialità, nella sua inevitabile vita sociale... ...dalla famiglia, al lavoro, al matrimonio, eccetera, eccetera. Quindi, con che cosa? Con i diritti individuali della stagione liberale e quelli che si chiamavano i diritti di terza generazione, cioè i diritti, i diritti sociali. Ora tutto questo, uno dice, ma insomma, gli storici, le persone attenti, ma cosa ma come, che, come tira fuori questa roba qua? Tenete a mente, e anche questo si rileva poco, è che Dossetti non ha partecipato al codice di Camalto, il professor Torres mi pare che non ci fosse a Camalto, ma non partecipò neanche nel 1945 a quelli che erano... A quelli che erano la, la settimana sociale di Firenze, in cui c'erano tutti i giuristi cattolici, italiani, tutti, eccetto lo sette, eccetto 45, sa stato, io credo, utilmente impegnato nella resistenza, piuttosto che a Firenze. Era la prima volta che De Gasper, dopo aver sentito questi giovani professori, dice, beh, adesso mettetevi alla stanga, quella è la prima volta che De Gasper usa, usa questo, questo. Allora da dove viene? Questa roba qua di Dorsetti. Questo è un grande interrogativo, almeno per me è un grande in, in, interrogativo. E deriva, secondo me, deriva e si pone in contrasto con quella che è l'opinione corrente, il modello personalista è un modello che non piaceva all'opinione pubblica italiana, ma non è che non piacesse a me non c'era a quei tempi la gente del mio livello, non importa. Non, non piaceva Benedetto Croce, non, non piaceva Bononi, non piaceva Sturzo, non piaceva a, a Capograssi, che era il maggior giurista italiano dell'epoca, il direttore della rivista internazionale di filosofia e del diritto, antifascista, come, il quale diceva stanno scrivendo un manuale di diritto pubblico. Non stanno facendo una Costituzione, stanno scrivendo, questi ragazzi stanno scrivendo, è generazione, età, tutto quello che volete. Però era gente che non scriveva a cuore leggero queste cose qua, cattolico, capograsse. Quindi. Eppure quella fu la grande operazione, fu quello che io ritengo il vero capolavoro di Rossetti. È un vero capolavoro che avviene, come ci ha descritto bene Giorgio, appunto, tra mille fatiche lo Stato cristiano della Chiesa, padre Messineo, eh, borgoncini duca, infinitamente presente dal da prepuca del fascismo, eh, eh, cardinale dell'acqua, ognuno con le sue mentalità e con le, con le sue cose. E eh, Dossetti ce, ce la fa, ce la fa, a fare questa roba che piace poco, piace poco, piace poco, ripeto, anche a parte della democrazia cristiana. L'uomo che tiene le brille a, a Dossetti è Piccioni, che è l'uomo inviato da De Gasperi personalmente per tenere le brille su, sul cavallo a Dossetti Ma poi alla fine si intendono perché sono entrambi uomini di cultura e Piccioni capisce la portata di questa, di questa evoluzione a Dossetti Quello che meraviglia, e qui ci, mi pongo l'ultimo problema, è che fatto questo, cioè ha fatto la, quella cosa enorme che sono i principi della Costituzione in assemblea quando si discute il testo Do è praticamente fuori e si discute il regionalismo si discute di, 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 di cose come si chiama di, di, di bicameralismo niente, pure si discuteva un assetto fondamentale della storia costituzionale non gli interessa niente se non interviene, quindi non, non gli interessa. Intanto però lui ha fatto un altro lavoro, anche questo di grande portata politica: ha fatto il compromesso sul tema del lavoro. Contro gli latte, e nella Costituzione Sovietica, c'è scritto che il lavoro è al fondo della Costituzione. Il rispetto del lavoro codifica la Costituzione, è sul lavoro. Quindi. E lì c'è tutta una grossa operazione per chi legge latte della Costituzione. Per cui. Eh, Tollatti vuole fondata sui lavoratori invece lui c'è Moro che fa un altro splendido intervento che dice no, il lavoratore è una, una denominazione più assista noi andiamo su, su una definizione più ampia che è quella del lavoro e vince vince Moro vince, o convince Moro ma su, su, poi c'è il famoso articolo 5 su cui si, 5 poi 7 su cui si è scritto tantissimo in cui Sicuramente Dossetti era un politico raffinatissimo, bravissimo, eccezionale, sapendo giocare anche vecchie, sottolatti direttamente, eccetera, eccetera, perché lui era anche interprete di un dramma, Dossetti, ed era un dramma che lui aveva presente di un cambiamento nella società italiana dei rapporti tra, della percezione dei rapporti tra Stati e Chiesa. Pensiamo che a Roma, nel giugno del 44, quando Roma fu liberata, Arturo Caroliemo scrisse per la prima volta che le bandiere rosse erano in piazza San Pietro. C'è stato un trionfo per inneggiare al Papa. Ma poi c'è stata la resistenza e c'è stata la divisione, soprattutto al nord. Anche la divisione su temi, su temi. Tutti i progetti costituzionali che vengono dal nord, la Chiesa non c'è. Ora questa ricomposizione è una ricomposizione difficilissima, ma riesce anche, un... c'è Don De Luca di mezzo, c'è tanta gente, lui riesce di fatto a convincere De Gasco. Ma cosa più importante è che viene fuori un secondo comma del trattato nel quale si dice che sono, se sono d'accordo i due enti partecipanti alla, alla concordanza dello Stato la Chiesa si può modificare. Il 1984 le norme si possono modificare. 1984, revisione, revisione del concordato. Non voglio, non, voglio, non voglio sottrarre di più. Comunque questo tema della politica che supera, vi do semplicemente un accenno, che supera la, la, la cultura giuridica, la tradizione giuridica, è il grande tema di, que, di quei ragazzi. È di, diciamo l'alfiere di questo tema qua. È Costantino Mortati che scrive nel 1945 un libro così grande 600 pagine sulla Costituente. E cosa dice Costantino E sbadate, non c'è più la sovranità dello Stato, non del popolo. è finita. La sovranità è dei partiti. Sono i partiti i sovrani della, della democrazia, e secondo me, e secondo me Dossetti, la sua mentalità è piena di questa, è piena eh, ha ah, questa, è assunta questa mentalità da, eh, da Dossetti. Infatti, quando si parla dell'articolo 49 della Costituzione, eh, libero, eh, come si dice, i eh, cittadini eh, possono eh, associarsi liberamente e eh, eh, con metodo democratico, su quel termine, metodo democratico, contro intervengono Moro e Mortati, Dossetti non interviene. E perché? Adesso chiudo da te perché Dossetti, nella sua Weltanschauung politica, aveva in mente un'altra cosa: che fatti i principi, l'ordinamento è la storia. E la storia è come la percepiscono i partiti nella sua evoluzione. E che quindi queste robe qua si possono modificare. Possono fatti salvi. Io ringrazio molto uh, l'amico Giorgi che mi ha costretto a ripensare cose che al quale non pensavo da tempo. Grazie. No, Scusate il tempo. No, assolutamente. Grazie grazie professor Antonetti che è anche il padrone di casa qua perché ricordiamo Beh, il presidente dell'istituto dell'istituto <ride> io prenderei spunto da alcuni passaggi cioè del suo intervento e, che mettono in evidenza, secondo me, eh, anche il carattere proprio di, di, questo, di questo personaggio, di questo protagonista, appunto della, della storia novecentesca. Cioè, mettono in evidenza la, il carisma, la caparbietà, la determinazione e la capacità, che è anche una cosa che appunto l'autore fa venire fuori dalle nelle pagine insomma, della, della biografia divisione, è il fascino. Il fascino, senti, anche se sì, il fascino... È, Scusi. No, assolutamente, è un affascinante, appunto però complesso, è una figura complessa Provo. con cui Provo. confrontarsi, ma anche, e qua vorrei poi eh, coinvolgere la vicepresidente della Camera Ascani, eh, su una riflessione che riguarda... Anche però una definizione che mi ha colpito, eh, legata al fatto appunto mh, anche di quello che lei diceva, della negazione dell'ideologia individualista e del fatto appunto di avere una visione che per Dossetti metteva eh, sopra a tutto l'interesse collettivo, l'interesse comune della comunità e soprattutto dei più deboli all'interno di quella comunità. Ed era questo interesse, una cosa su cui appunto lui mi sembra appunto, di cogliere, difficilmente eh, voleva in quel caso venire a compromessi, o meglio li acce accettava, era disposto, ma solo se questo appunto, eh, era in funzione di quell'interesse generale. La, un, il passaggio che dicevo, che volevo cogliere come spunto da, da, da proporre anche all'onorevole Ascani, è un passaggio in cui Giorgi... Eh, riferisce come la, 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 Dossetti si è definito un prestanome a proposito del suo agire politico. Una definizione che, secondo, insomma, secondo me, questa definizione prestanome adesso vorrei ecco, to, mh, proprio citare letteralmente: un passaggio in cui lui dice: parole di Dossetti appunto. Mi sembra, nelle molte tappe, nelle varie sedi, di essere stato un prestanome che ha semmai solo rappresentato aspirazioni, volontà, sforzi di moltissimi uomini e donne, grandi e umili, dotti e indotti, illustri e anonimi, che sono stati i veri e non dimenticabili realizzatori di tutto. Allora, in questa definizione che lui dà di sé, c'è appunto una testimonianza, un esempio, e io le vorrei chiedere come nella politica contemporanea questo esempio può essere raccolto? Un vasto programma, mi da dire. <ride> Intanto mi permetto di premettere un ringraziamento all'istituto Urso, Diciamo per me è un onore, non è retorica poter parlare da qui, tante volte sono stata insieme alla mia amica ed ex collega Flavia Piccoli Nardelli, in insomma la prima volta che invece mi capita di essere da quest'altra parte del tavolo e l'emozione è sincera e anche perché tra gli altri sono certa che non apprezzerà che io lo dica, ma eh, in sala c'è anche il relatore della mia tesi, il mio professore Michele Nicoletti, quindi sono particolarmente intimorita oggi nel parlare qui e voglio ringraziare invece l'autore eh, Luigi Giorgi perché questo è anzitutto un bel libro, io condivido prima di tutto questo, è proprio un bel libro, si legge bene e si capisce il lavoro di ricerca e la passione in questa ricerca che c'è. Provo a rispondere alla domanda complessa a partire da alcuni elementi di distanza tra quello che si legge qui e quella che è la politica che io ormai da dieci anni, ahimè, diciamo nel senso che il tempo passa, vivo all'interno delle istituzioni parlamentari. Il primo elemento di distanza che è evidente è il linguaggio. Qui ci sono alcune lettere, le più toccanti sono alcune di quelle che Dossetti scrive a De Gasperi nei momenti di maggiore tensione tra i due e c'è un linguaggio che non è quello della politica attuale, è un linguaggio molto diverso, sia quando il tratto è personale, quasi intimo, a richiamare davvero un'intimità di rapporto, sia quando invece il linguaggio è istituzionale, formale, non c'è uno scivolamento su toni eh, aggressivi, mai, mai neppure nei confronti dell'avversario politico che sia più distante da lui, non c'è l'indulgenza ipocrita nei confronti di compagni di partito che in quel momento sostengono tesi diverse dalle sue e queste due cose sono una differenza sostanziale rispetto al linguaggio invece della politica dell'oggi a come oggi si sta all'interno dei partiti, perché la democrazia cristiana è stata un grande partito che ha raccolto al suo interno grandi personalità e lo è stata proprio perché ha saputo raccogliere al proprio interno e fare spazio, dare spazio, essere insieme la casa di tante personalità così eh, diverse e capaci di parlarsi tra di loro con un linguaggio schietto, sincero, netto, ma di persone che condividevano. Un obiettivo comune, che era quello di fondare la Repubblica, perché poi l'obiettivo era niente più che niente, e niente meno che questo: quando sentivo dire eh, è tra quelli che hanno costruito, ha costruito l'identità nazionale, era questo il compito di allora, un compito non da poco. E questo lo si vede anche diciamo, negli scambi ravvicinati o a distanza, quelli raccontati con Togliatti, quindi con l'avversario politico quella comunanza sulle idee che riguardano il lavoro e la distanza invece per quello che riguarda i riferimenti ideologici. Non c'è bisogno di rifiutare tutto quello che dice l'avversario per affermare la propria identità. Questo è un elemento di distanza siderale rispetto all'oggi. Oggi noi pensiamo che il bipolarismo si costruisca sul negare qualunque tipo di validità ad ogni argomento dell'avversario politico a affermarsi negando l'altro questa non è stata la storia della Costituente meno male non è stata la storia su cui si è basata la nostra identità nazionale quella che qualcuno oggi difende anche diciamo adottando invece questo tipo di, di linguaggio e la seconda differenza è sicuramente nei moventi qui ci tornerò più avanti ma insomma quello che muove Dossetti alla politica, nella politica, nella sua breve esperienza diretta nella politica e poi, ovviamente, nel suo continuare ad essere un uomo politico anche dopo, è un movente che ha poco a che fare con la carriera, evidentemente. Diciamo che la storia di Dossetti ce lo testimonia. E ha poco a che fare anche con la costruzione di un potere personale, con l'esercizio di un potere, col voler rimarcare la pro propria presenza individuale nello spazio pubblico, c'è cioè invece l'esigenza di rimarcare la presenza delle sue idee nello spazio pubblico, e questo è eh, radicalmente diverso. E, eh, probabilmente anche il fatto che allora non fosse neppure immaginabile un partito personale in senso stretto ci dice quanto è passato. In questi decenni, oggi anche i partiti, che pure non sono partiti personali nella forma, spesso identificano la propria sostanza nel leader di turno. Non sarebbe mai stato possibile allora perché, non era questo il movente di chi, pur leader pro tempore o tra i leader pro tempore del partito, diciamo si trovava a svolgere questo ruolo. Questi sono gli elementi di distanza che a me paiono più significativi, insomma, anche leggendo questo testo. Mentre c'è una vicinanza assoluta, come insomma si diceva prima, sui problemi che Dossetti avverte come quelli più rilevanti, eh, tra questi la formazione di una classe dirigente che si faccia carico di questa ricostruzione, perché c'è stata la resistenza, perché l'Italia. È stato un paese diviso, è ancora un paese diviso che ha bisogno di costruire la propria unità e ha bisogno di una classe dirigente. Ecco, quell'esigenza, che allora era molto forte, di cui meno male qualcuno si è fatto carico, perché poi questo paese una classe dirigente l'ha avuta di un certo livello. È una, è una esigenza che oggi tante volte si ripropone nel dibattito pubblico e che però probabilmente non incrocia come invece incrociò allora la capacità di maestri come Dossetti di farsi promotori di una scuola, vorrei dire, perché sì la corrente d'ossettiana c'era, ma si trattò per lo più di una capacità di essere maestro di altre persone. Che poi hanno segnato la storia della nostra Repubblica. Ecco, questa generosità eh, nel capire che non tutto dipende da quello che puoi fare tu in prima persona, anzi, molto di più dipende da quanto sei capace di trasmettere ad altri, quindi di svolgere questa funzione di maestro, credo che sia uno degli elementi, diciamo da cui c'è molto da imparare. Il problema della classe dirigente c'era allora e diciamo, si trovò un modo per affrontarlo, c'è oggi e secondo me recuperare lo spirito con cui allora alcune persone si misero davvero al servizio della Repubblica, immaginando se stessi come transeunti, ma gli ideali che portavano come destinati a sopravvivere, ecco, ci, ci dà qualche elemento rispetto anche all'idea di come potremmo immaginare di risolverlo questo problema. E poi c'è la questione del rapporto tra la fermezza e l'intransigenza e il compromesso e la responsabilità, perché nelle parole di Dossetti eh, si legge spesso una fermezza e una nettezza anche impressionanti a tratti, e però il lavoro che fa sull'articolo 7, il lavoro che fa sul tema del lavoro, ci dicono che poi era una fermezza, era una convinzione così forte da essere capace di costruire compromesso cioè quando non si arriva al compromesso politico è perché le idee sono deboli, non perché le idee sono forti, perché non si è capaci di entrare in uno spazio pubblico con un'idea forte abbastanza da confrontarsi con quelle degli altri. La forza dei costituenti era quella di avere idee abbastanza solide da potersi mettere in discussione. E la Costituzione, così come l'abbiamo, è il prodotto di quelle forze. E solo grazie a quelle forze abbiamo questa Costituzione. Quindi, secondo me, questo è un altro elemento molto importante. Oggi noi abbiamo l'impressione che le idee siano forti, perché sono urlate. L'idea, invece, è molto debole proprio perché ha bisogno di essere urlata. E manca il compromesso perché non c'è la forza dell'idea. E poi il tema degli ultimi e del lavoro, a cui già. Uh, avete abbondantemente accennato l'ossessione degli ultimi vorrei dire, la rivendicazione della legge Sila come un passo avanti importantissimo la questione dell'adesione al patto atlantico direi che qui c'è un elemento di attualità abbastanza evidente no? e l'idea della pace come ossessione anche quella, rilevantissima e in discussione in quel momento quando la guerra era qualcosa di estremamente vicino perché attenzione, è Eravamo usciti da pochissimo da una guerra che aveva devastato il continente europeo. Quindi l'idea della pace era ancora più importante, più rilevante. Si capiscono alcune preoccupazioni, pur senza mai mettere in dubbio l'asse atlantico: l'idea che l'Italia dovesse avere un posto lì e non certo nell'affinità con i totalitarismi e il totalitarismo dell'Est. E poi quello, e qui diciamo è l'ultima cosa che, che tengo a dire, quello che emerge dalle dimissioni di Dossetti. Direi che, che quelle pagine sono forse le più toccanti di questo libro. Dossetti dice chiaramente: si è aperta una nuova fase storica, e quindi il mio ruolo qui non ha più il senso che aveva prima. Io mi dimetto dalla direzione del partito, mi dimetto dal Parlamento. Ovviamente respinte, poi confermate, come si usa fare anche oggi, almeno una tradizione è rimasta. E questo, diciamo, per me rappresenta più di tutti il titolo che al di sotto del nome ha scelto di dare all'autore, la politica come missione. Io mi sono molto interrogata su questa parola, ovviamente non sono io a dover spiegare e a poter spiegare, però, siccome quando noi pensiamo a una definizione, spesso ci viene in mente l'idea della politica come vocazione, no? Ma la vocazione è qualcosa di individuale, riguarda il singolo. È una voca la vocazione riguarda il singolo. La missione è un fatto collettivo. E allora questo titolo è particolarmente calzante perché il tratto d'Ossettiano è proprio trasformare una vocazione individuale in un fatto collettivo che riguarda l'umano. E qui c'è Maritene, qui c'è tutto quello di cui sentivo parlare prima. Allora forse l'elemento più attuale è quella necessità di costruire il nuovo umanesimo di cui tanto si parla, tanta retorica si fa, ma se ripartiamo da qui, cioè da quello che in queste pagine è descritto benissimo, può davvero trovare un suo fondamento. Grazie, Grazie. Grazie onorevole Ascani, ehm... Il discorso che ha fatto sul, sul linguaggio era un discorso che appunto colpiva anche me, eh, perché poi quotidianamente nel mestiere che, che faccio ogni giorno mi, mi trovo a confrontarmi appunto con, con il linguaggio della politica, il linguaggio che abitualmente ormai la politica e la maggior parte dei, degli esponenti politici usano. E un linguaggio appunto come lei ricordava gridato un linguaggio che è diventato ormai quello che conosciamo nei modelli appunto del talk televisivo e, e però anche su questo volevo invece eh, chiedere una riflessione al presidente Castagnetti perché mh, questo richiama eh, un altro aspetto appunto del, del pensiero del pensiero d'ossettiano e eh, dell'esempio, io torno sempre appunto su, su, questa, su questa parola dell'esempio, la sua eh, testimonianza. Ed è quello della, diciamo, della, della differenza tra eh, una, una politica che è diciamo, una politica praticata in modo costruttivo come anche lei ricordava, verso temi eh, chiave che sono i temi del lavoro, della giustizia sociale, della democrazia, della pace, e una politica che eh, diventa, o oh, insomma in molti, eh, negli ultimi tempi, in molti casi, è diventata una pratica spesso autoreferenziale. E allora, sempre a proposito del linguaggio, quello che un po' mi colpiva, era pensare a come eh, 70 anni fa, 50 anni fa, le idee, eh, le battaglie politiche arrivassero alle persone, ai cittadini, venissero colte con una minor possibilità di mezzi di comunicazione di massa, quindi con, diciamo, sicuramente un, uh, un orizzonte mediatico molto più limitato di quello che, che viviamo ora, e, e però questi messaggi arrivassero diciamo, molto più fermi, decisi, rispetto a oggi che quotidianamente ci troviamo esposti a una quantità di informazioni, eh, stimoli, diciamo, messaggi Propagandistici, insomma, della comunicazione politica e eh, confronti tra leader, esponenti che da, a ogni ora più o meno del giorno eh, vediamo attraverso appunto, canali, che, programmi, web che, diventa, che è diventato social, come dicevamo prima, che sono diventati tra i canali preferiti a volte per. Discutere e anche fare alleanze o romperle, come abbiamo visto nella cronaca recente, fare alleanze o rompere, si rompono alleanze via Twitter, insomma, di questi tempi, non ci si confronta in altro modo. E allora, però, tutto ciò corrisponde invece a una disaffezione da parte dei cittadini, a una, a una crisi rispetto alla politica è una distanza. Allora mi colpiva come eh, ci sia questa differenza fortissima tra dei messaggi che arrivavano in un tempo in cui appunto i mezzi per farli arrivare erano molto diversi, molto anche cioè erano minori e invece quello che oggi succede per cui appunto si parla quotidianamente di politica, i leader, gli esponenti dei partiti sono quotidianamente a raccontare i loro programmi, i loro progetti, eppure le persone eh, insomma, alla politica credono di meno. Allora, la storia di Dossetti, da questo punto di vista, che ci racconta Presidente Cassagnetti? Sono partiti tutti da un apprezzamento per l'autore doveroso, no? No, io lo faccio anch'io. Siccome conosco Giorgi da molto tempo, direi che è il coronamento di una vita di ricerca che lui ha dedicato soprattutto al Dossettismo e a Dossetti. E quindi questo è un libro. Non so chi altri avrebbe potuto scrivere in questo momento una biografia di Dossetti. Eh, di questa qualità, ecco. eh, solo eh, l'ha fatto Giorgi non a caso perché eh, non si è applicato dall'anno scorso, insomma ecco, è una vita intera, io lo seguo dal tempo della sua, prima, dalla sua tesi di laurea eh, che se, se avrò il tempo evocherò perché c'entra con le cose che sono scritte in questo libro, quindi io gli faccio i complimenti perché... È da tanto tempo che si applica a questo tema ed è riuscito in questo testo, in questo libro, a scovare anche degli elementi di novità, per cui gli è stato riconosciuto in alcune recensioni e io voglio dargli atto che appunto ci sono degli elementi che non erano stati indagati nei precedenti lavori su Dossetti. Allora, la domanda, eh, ma insomma eh, io sono un po' in imbarazzo a rispondere a questa domanda, mi confesso, nel senso che parliamo di 80 anni fa, insomma è cambiato totalmente il contesto, eh, parlo del, del contesto esterno rispetto al dibattito tra i partiti o al dibattito politico parlamentare. Eh, a quei tempi eh, la politica... Eh, voglio dire, eh, era pensiero e adesso è spettacolo, eh, eh, perché la domanda era allora quella di, di posizioni eh, profonde, ragionate, oggi la domanda è quella del divertimento, dello spettacolo. I talk show ci hanno abituati a, a partecipare, a fare il tifo, siamo diventati dei, dei, dei tifosi dell'uno e dell'altro e vengono chiamati giustamente a interloquire quelli che hanno la battuta più, più rapida, e hanno il, il colore nella costruzione della frase, insomma è più accattivante, ma insomma no. Eh. E veniamo a definire una caratteristica di Dossetti. Dossetti era un politico, anche se non nasce come politico e non si è mai considerato fino in fondo un politico, era un politico che difendeva il suo avere. Ambizione. E qual era l'ambizione di Dossetti? Era un'ambizione molto intrigante, quella di dare alla tradizione che non era ancora tradizione, perché insomma eravamo gli albori. Eh, oggi diremmo cattolico-democratico, alla concezione della democrazia del pensiero cattolico, insomma, no. Dare l'ambizione di diventare la grande interlocutrice da un lato eh, del pensiero socialista e comunista e dall'altro del pensiero liberale. Eh, qua eh, Antonetti, siccome sta parlando di un suo collaboratore, parlando di Luigi Giorgi, gli ha tirato proprio un colpo mancino: nel senso che è venuto qui, ha cominciato a eh, eh, ribadire la tesi di eh, Galli della Loggia nei confronti di Dossetti. Che, eh, l'hai ricordata il secondo insomma, che io considero il secondo più fetente antidossettiano eh, nel dibattito pubblico dopo Baggio e Bozzo insomma, io colloco eh, Galli della Loggia insomma, no? ecco. e, 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 ma perché? perché non si perdona a Dossetti questa ambizione Dossetti aveva l'ambizione di dire che non ci sono in politica delle tesi indiscutibili ma perché non si deve discutere della cultura, della concezione liberale, visto che i liberali in Italia, siamo nella seconda, alla fine della seconda guerra mondiale, ci hanno portato il fascismo? Beh, avremo almeno il diritto di discutere. Allora, attorno ad Ossetti c'era questo gruppo del porcellino di cui faceva parte, dato via Torresi, ne parlavamo prima di iniziare, faceva parte a Mintore Fanfani, che a 26 anni... Lo dico ai professori universitari che sono in sala, a 26 anni, semplice ricercatore, e se il libro di, eh, di Max Weber su etica protestante e capitalismo, e lui si incavola a morte e dice: Adesso gli rispondo io a questo caso, ma chi crede di essere? E scrive il libro Etica protestante, etica cattolica e eh, questione eh, capitalistica. E questo libro nel 1960. Alla convention del Partito Democratico viene citato da Kennedy, il quale dice: Se io non avessi letto questo libro forse non sarei entrato in politica. Alla convention del Partito Democratico. Allora, Dossetti aveva lo stesso atteggiamento, la stessa grinta: dice, Ma perché? Io non ho niente contro la concezione liberale della democrazia. Ma insomma. Il pensiero cristiano non è capace di, di aggiungere qualche cosa? E la sfida, lui la raccoglie e la esprime nella sua presenza e nella presenza del gruppo dei suoi amici all'Assemblea Costituente. Eh, quello è un, un gruppo di giovani costituenti che avevano mediamente 30 anni e che si sono messi in testa di dire qualche cosa di più, non di diverso, rispetto alla concezione liberale. Per cui l'articolo 2, la pira, riconosce, il testo originario era la Repubblica è fonte dei diritti fondamentali della persona umana, concezione liberale, addirittura rivoluzione francese, illuminismo, la Repubblica è fonte dei diritti. E questo gruppo dice ma che cavolo è sta roba? Io non voglio che la Repubblica sia fonte dei miei diritti, dice la Pira intervenendo, perché se c'è qualcuno che è fonte dei miei diritti, domani cambia il clima, si mette in testa e mi cambia anche i diritti. Io no, perché sono nato, perché sono vivo, perché esisto, sono titolare dei diritti. E questo è uno sconvolgimento. I comunisti che avevano votato per la, 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 la proposta di Meuccio Ruini, la Repubblica è fonte dei diritti. A eh, un certo momento nel passaggio dalla Commissione all'Assemblea, Dossetti fa il giro delle sette chiese, va a parlare con Togliatti, va a parlare con Benedetto Croce, va a parlare con Nenni e dice loro, ma guardate che siete più vecchi, di... siete più arretrati, siamo più avanzati noi. Cos'è questo statalismo per cui la Repubblica è fonte dei diritti? Siete voi gli statalisti. Io dico che ci sono dei diritti su cui la Repubblica non ha nessun titolo per dire la sua, perché l'uomo esiste e titolare di questi diritti. Allora voglio, mi soffermo su questo perché è la risposta. Io eh, se sono un po' eccitato perché mi eccito con i Galli della Loggia, non con te che l'hai riferito al pensiero. Potevo dire sì. citarti Montanelli. Sì, di sì, 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 va bene. Eh, eh, no, ma io con Galli Loggio ho avuto anche dei dibattiti sì. su questo tema. Ma eh, no, perché l'ambizione a proposito del pensiero di ieri e di oggi, dei discorsi di ieri e di oggi: questo era un gruppo di giovani costituenti che aveva l'ambizione di, di lasciare il segno nella storia. Insomma, no? c'è un pensiero cattolico, cristiano, democratico. Questo pensiero è in grado di pensare degli istituti di natura costituzionale. Allora, quali sono i meriti di D'Ossetti? D'Ossetti ha un merito che si attribuisce lui e su cui ci si lavora poco. D'Ossetti dirà in un comizio nella campagna elettorale delle amministrative del 1956 a Bologna "Merito mio", è l'unica volta che D'Ossetti dice "Merito mio". Merito mio se nella riunione del CLN dell'Alta Italia fatta a casa dell'Avvocato Morandi a Milano io ho bloccato l'idea del CLN di scrivere la carta costituzionale. Merito mio di aver preteso un'assemblea costituente rappresentante di tutti gli italiani. Eh, eh, è mica una roba da poco. Non è mai stata contestata questa affermazione che è riportata per la prima volta nel libro di Melloni appunto su questo tema. Poi c'è il referendum che viene votato istituzionale. Dossetti era per la Repubblica, De Gasperi era interessato a non esporre la democrazia cristiana perché c'era il grande problema di recuperare il voto del Sud soprattutto e del Veneto. I dirigenti democristiani erano eh, divisi, insomma, fra chi era per la Repubblica e chi. Eh, però Dossetti capisse che non basta. Uno che si era esposto per la Repubblica era Scelba, perché eh, Luigi Sturzo, che non era ancora in Italia, aveva preso posizione netta per la Repubblica il papà del Presidente della Repubblica, Bernardo Mattarella, ma un conto è prendere posizione, un conto è capire che qui bisogna organizzarsi, non basta dire siamo favorevoli, bisogna organizzarsi per far vincere il referendum e lo Setti ha sicuramente il merito di avere con l'ufficio organizzativo dell'ADC. De Gasperi lo lasciava fare, lui era vicesegretario, eh, di organizzare una campagna a favore della Repubblica. Eh, Dossetti viveva giorno e notte nel Veneto, che era l'area più a rischio eh, nel nord Italia. Quindi merito di, di, di portare a capo, perché Dossetti non, è, non aveva una visione angelica dell'impegno politico. Guardate, io l'ho conosciuto da vicino. Sapevo qual è la, regge, la legge della, della politica, che è dura, piuttosto dura. Ecco, le battaglie vanno fatte. Ecco. Dossetti ebbe questo merito, ma Dossetti era contro De Gasperi. Sì, Dossetti e De Gasperi avevano un rapporto molto eh, dialettico, diciamo così, di grande reciproco rispetto, ma molto dialettico. Chi aveva ragione? Io non ho difficoltà a dire la mia, aveva ragione De Gasperi, nel senso che De Gasperi aveva una cultura del governo, non una cultura dello Stato, perché la cultura dello Stato era la stessa, ma una cultura del governo è eh, più, più adeguata insomma, no? eh, 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 a ottenere il risultato, è fuori discussione. Eh, eh, si fanno le mediazioni, si fanno i compromessi, si fanno le alleanze. Si creano le relazioni sul piano internazionale, perché c'è bisogno del sostegno sul piano internazionale. A partire dalla Conferenza per la pace di, 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 di Parigi. Se non avessimo l'aiuto internazionale, chissà che, 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 che cosa sarebbe stato per l'Italia. Sia chiaro anche Sturzo, eh? era polemico con De Gasperi per la posizione sostenuta alla Conferenza della Pace. Eh, De Gasperi ha combattuto da solo per portare a casa questi risultati, quindi è fuori discussione che è un gigante. Però quello che, e alla fine Dossetti si è ritirato perché ha preso atto che la sua idea come, come dirà Paolo VI era troppo avanti. ecco. La sua idea era eccessiva. E, e lui si è reso conto che era eccessiva e che quindi bisognava seguire De Gasperi. A Rossena dirà i suoi seguiti De Gasperi perché capiva che insomma, in politica si fa quel che si può, non si fa quello che si vuole. Da questo punto di vista, lui era molto così, ambizioso, aveva, aveva un eccesso di ambizione, non pensava di, che non ci fossero tutte queste difficoltà. E quando nel 48 la DC ha avuto la maggioranza assoluta, Dossetti e De Gasperi si scontrano perché De Gasperi dice noi abbiamo bisogno di coinvolgere tutti e Dossetti dice ma se non approfittiamo adesso che abbiamo la maggioranza in Parlamento per portare avanti il nostro disegno e De Gasperi cerca di spiegargli che la vita è un po' più complicata e alla fine lui subisce tant'è che nel 1949 dirà a De Gasperi che gli dice mettiti alla sbarra, accetta di mettersi alla sbarra, poi due anni dopo... Era troppo per lui stare, stare ecco, con il gioco eh, sulla, eh, sulla schiena, sulla spalla. Insomma, ecco. Allora, ma in effetti Dossetti, che cos'era? Perché è un personaggio complicato. Io tenderei a dire che Dossetti era più un personaggio religioso che un personaggio politico. Era catturato dal tema della incarnazione, il tema dell'incarnazione da cui discende il dovere per i cristiani di essere dentro la storia, non a bordi della storia, dentro la storia. Quindi l'impegno politico era assolutamente dovuto, tant'è che lui dirà uh, nell'intervista a Bailam che eh, ai suoi monaci consiglia sempre di avere sul comodino il libro, la Bibbia e l'altro libro che è un libro di storia, insomma, no? perché bisogna essere dentro la storia. E lui ha fatto politica per questa necessità che riconosceva e che predicava per gli altri, ma sempre con questa tensione interiore, tant'è che quando a un certo momento ha visto che ehm, insomma prevaleva Uh, come dire il disegno di De Gasperi lui si è ritirato e si è dedicato soprattutto eh, all'impegno ecclesiale mm. ma eh, non mi sfugge eh, la provocazione del, sempre nel rapporto fra De Gasperi e Dossetti i due si rispettavano erano molto diversi, caratterialmente diversi. Eh, eh, Giorgi riferisse anche di, di, di messaggi affettuosi che l'uno ha spedito all'altro, anche il giorno in cui ha detto la prima messa, insomma, no? eh, Dossetti ha scritto De Gasperi era già morto, ma la signora Francesca, la moglie di, di De Gasperi, un biglietto. E molto affettuoso ma ehm, e, e quindi io concludo che si sono influenzati a vicenda che ognuna delle impostazioni eh, erano due impostazioni che si sono influenzati a vicenda e prendo è qua presente l'ambasciatore Lenzi quindi eh, e prendo ad esempio il tema Dell'alleanza atlantica per verificare in che misura si sono influenzati a vicenda. La tesi di laurea di Giorgi affronta il tema di Dossetti, adesso il titolo non me lo ricordo, ma insomma, nel dibattito interno alla democrazia cristiana, la direzione, il Consiglio nazionale, il gruppo parlamentare. Nel 1949 abbiamo il patto atlantico, Dossetti non vota contro come si racconta, no, Dossetti vota a favore, non si astiene, Dossetti vota a favore, seppur torto collo, costretto, da Lassati che dice l'ho trascinato fisicamente perché lui voleva non partecipare al voto, ma a De Gasperi ha posto un problema, io non ti dico che non dobbiamo allearci con i paesi occidentali, ti dico che dobbiamo preoccuparci di evitare che il mondo diventi in una realtà unilaterale dove non c'è multilateralismo, dove c'è un solo paese che guida. Perché un mondo dove c'è un solo paese che guida può riservarci delle conseguenze difficili da governare. E il dibattito tra uh, i due è un dibattito molto, molto forte eh, negli organi del partito, nel gruppo parlamentare, nella direzione nazionale e alla fine De Gasperi gli dice vabbè prendiamo atto della tua posizione, io ti assicuro che ne terrò conto. Il De Gasperi che si lancia in quel modo eh, così impegnato nella costruzione della Comunità Europea, lavorando attorno al Trattato della Ceca, e dopo che Schuman, caduto il governo Pleven, esce di scena, De Gasperi assume la guida di quell'operazione lì, perché non va sottovalutato che De Gasperi assume la guida del, eh, eh, della nuova. Eh, oggi chiamiamo Unione Europea, allora della Comunità Europea, in un qualche modo dice ad Ossetti, hai visto che io sono stato leale, io credo a un mondo guidato dal multilateralismo, non dall'unilateralismo. E io voglio costruire un'Europa... Con una Costituzione. Cioè, co sì, con una Costituzione. Lui presenta l'articolo 36. Gli emendamenti per, per, per appunto, uh, uh, comunque, no, non soffermiamoci: per dar vita agli Stati Uniti d'Europa, addirittura, insomma, no? prima ancora della CED, eccetera, ma proprio perché avevi in mente questa realtà europea. E guardate che oggi siamo in crisi per questa ragione. Il mondo è in crisi perché l'Unione Europea, pensata allora, con queste intenzioni. È andata in crisi, non, non c'è oggi. Se oggi ci fosse l'Unione Europea, che gioca un ruolo politico sulla scena mondiale, probabilmente non ci troveremmo nella situazione di emergenza in cui ci troviamo oggi. E dico questo perché allora c'era una classe dirigente assolutamente preveggente, insomma, assolutamente preveggente. E l'ultima cosa che io eh, voglio. Risottolineare eh, tra quelle eh, citate da eh, Antonetti e quella dell'articolo 7. Guardate, che l'articolo 7 è un'opera d'arte. È un'opera d'arte. Io. Lo dico qua e l'ho detto in altre sedi, nel 1969 ho assistito a un dibattito nella mia città, che è Reggio Emilia, la stessa città di Dossetti, a un dibattito in cui rappresenta l'Elio Basso, che rappresentava il fronte laico socialista comunista nel dibattito dell'Assemblea Costituente, esordisce in questo modo, sono contento di essere qui a Reggio Emilia nella città di colui che ci ha fregati. Usò questa espressione. Perché mentre noi, durante il fascismo, eravamo nelle pazze galere, galere, questi qua, Dossetti in testa, studiavano e, quando sono arrivati all'Assemblea Costituente, loro avevano in mente un modello e noi non ce l'avevamo in mente. Lo voglio dire perché poi dopo si è raccontato giustamente che la, la Costituzione è un punto di convergenza, un punto no, di compromesso, però insomma ci sono state. E l'articolo 7 è l'articolo che è emblematico di questa, di questa dialettica così forte. Quando si inventa i due Ordini originari, ma dove sta scritto? In quale libro stava scritto che c'è l'ordine dello Stato e l'ordine della Chiesa, due ordini di uguale dignità, ognuno è sovrano e indipendente dall'altro? Riuscire a far passare una roba di questo genere ma è stata un'opera d'arte, obiettivamente. Giorgi introduce un'osservazione. Dice, in quel momento, voi sapete che De Gasperi incaricherà Dossetti di andare a Togliatti, da Togliatti perché i comunisti non volevano votare l'articolo 7 perché comprendeva il concordato e il trattato. E la segreteria di Stato fece sapere alla segreteria della DC che se non ci fosse stato il concordato loro preferivano tornare alla situazione dello status quo ante 1929. De Gasperi si allarma e dice che cosa vuol dire? Che riemerge la questione della Chiesa? Ecco, che cosa succederà? Chi governa questa roba? E Andreotti, recentemente, citato qua, da recentemente nel senso di roba di 7-8 anni fa, adesso non mi ricordo, scrive in un articolo su Il Popolo, che era già un, un giornale clandestino nell'ultima fase, eh, non era quotidiano, insomma. No? E a un certo momento io chiesi ai quattro costituenti che erano sopravvissuti nel centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, quindi nel 2001, di scrivermi un loro ricordo. E Andreotti scrive questa roba. Al riguardo sottolineo un aspetto che non è quasi mai considerato. Inserendo nella Costituzione i patti lateranensi si allontanò definitivamente l'ipotesi di una garanzia internazionale della santa sede, per la quale avevano fatto sondaggi in segreteria di Stato tanto il governo americano che quello irlandese. Non trovando ascolto da Montini, che era sostituto. Ma sapete che cosa vuol dire? C'erano due paesi stranieri, gli Stati Uniti e un paese cattolico europeo, l'Irlanda, che avevano promesso, nel caso in cui non fosse stato inserito il concordato, di garantire, garantire l'autonomia dello Stato. Che cosa sarebbe stata Roma? Come Berlino? Con delle truppe straniere? Allora, sventare questa roba, da un lato si capisce perché Togliatti si è convinto a votare a favore dopo che si erano pronunciati tutti contro, dall'altro si capisce anche la grandezza di questo disegno dell'articolo 7, ecco, che in un qualche modo cerca di alzare il livello e di dire: oh, insomma, qua ci sono due entità che devono trovare la loro convivenza, la possono trovare solo se rispettano reciprocamente la propria autonomia e eh, eh, il, il, il proprio valore di ordine originario, come se ci fosse quando è stato eh, creato il, il mondo, ecco un ordine originario in cui c'è lo Stato e c'è la Chiesa. insomma, no? Beh, insomma se, se non è un capolavoro questo... Ecco, quindi, io capisco perché alcuni liberali conservatori come Galli della Loggia, cioè eh, come Galli della Loggia, non, si, siano sentiti disturbati ecco, da questo modo di concepire la responsabilità dei cattolici nella vita politica italiana che Dossetti aveva portato avanti. Grazie. Io l'ho citato semplicemente come esempio, c'era molto di peggio sul dorsetto e tu lo sai meglio di me. Quindi, Grazie, eh, guardi, eh, guardi, eh, guardi, eh, Ringrazio, ringraziamo il presidente Castagnetti e salutiamo l'onorevole Ascani, la vicepresidente Ascani che deve, deve andare per impegni già pregressi. Grazie, 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 grazie. Vicepresidente. Grazie a questo. Allora, ehm, riprendiamo, io riprenderei dal dal um, da un punto che è quello appunto del... Um, del no all'unilateralismo e del multilateralismo, e poi mi veniva in mente quando appunto a proposito dei patti lateranensi e di questa eh, capacità di elevarsi, come diceva Castagnetti, due, eh, di riconoscere due entità. Comunque mi viene in mente l'ispirazione so, evangelica, per cui appunto di dare a Cesare quello che è di Cesare e <ride> di riconoscere. La i due poteri originari. Allora vorrei coinvolgere invece il, il professor Giovagnoli e proprio a proposito, eh, non so se poi lui immagino voglia comunque a dire appunto a dare la sua valutazione, le sue impressioni sul, sul libro di, di Luigi Giorgi, e però volevo chiederle in particolare quel... Diciamo, un aspetto relativo al rapporto di Dossetti, e un rapporto complesso e profondo con la Chiesa Cattolica, un rapporto che appunto mh, Giorgi ripercorre anche in questo libro e che a proposito di quello che diceva Castagnetti, eh, che ricordava mh, anche il discorso del, del no all'unilateralismo, mi, mi fa ricordare il passaggio diciamo un po' critico che ebbe eh, Dossetti, cioè, Dossetti che ci fu a proposito della guerra in Vietnam quando le posizioni eh, del cardinale di Bologna che si sì, è vicino a, a Dossetti furono delle posizioni insomma, eh, un po' critiche e che poi crearono una rottura con eh, con il Pontefice e, e comunque poi determinarono anche appunto in qualche modo la decisione poi di, mh, di Dossetti di, di, di lasciare. Ma eh, anche se quella decisione, appunto, in qualche modo, come ricordava Cassagnetti, è stata pro sicuramente probabilmente il frutto in realtà di un percorso spirituale eh, molto profondo, molto intimo che come diceva Cassagnetti, eh, aveva caratterizzato la, la, la vita di Dossetti come una vita religiosa, prima ancora che politica. Però in questo rapporto con la Chiesa Cattolica eh, due cose mi, cioè volevo, se possibile, insomma, eh, sottolineare insieme a lei. Eh, la prima era appunto il periodo del Vaticano II in cui eh, Dossetti focalizza il, il suo impegno sul tema della pace e definisce la pace appunto un luogo teologico. Allora questa definizione mi aveva comunque colpito e volevo magari eh, se, insomma, che potesse essere chiarita e approfondita. E poi un'altra cosa però mi colpiva invece pensando diciamo, anche alla storia recente e all'impressione che la figura di Dussetti dal punto di vista religioso e anche in ambito insomma, della storia della, della Chiesa Cattolica, anche recente, sia stata un po' lasciata in ombra, un po' diciamo mh, dimenticata o quantomeno forse non, non valorizzata come, come uno potrebbe immaginare. Lei che ne pensa? Ma io penso molte cose che ovviamente non vi dirò perché sono, eh, siamo un po' tardi, no? i relatori che mi hanno preceduto si sono un po' allargati, quindi non voglio abusare della vostra pazienza. Io avrei voluto dire effettivamente molte cose per valorizzare questo libro, perché lo merita e avrei voluto appunto fare anche delle riflessioni entrando nel merito, questo è un libro di storia, e avrei voluto esattamente valorizzare il fatto che si tratta di un bel libro di storia a cominciare dal fatto, trascuro tanti altri aspetti, che eh, va al cuore del problema, cioè parlare di dossetti dopo che si è scritto e detto tantissimo è un'operazione audace. E, e Luigi Giorgi ha fatto questa operazione audace e, e l'ha fatta eh, dicendo qualcosa di nuovo, perché ovviamente non era facile farlo. Non solo perché ci sono delle fonti inedite, e ovviamente questo è anche molto apprezzabile dal punto di vista di un libro di storia, ma soprattutto perché ha affrontato il grande problema storico di Dossetti, perché sotto il profilo storico Dossetti è un enigma, cioè la sua vita sembra una vita spezzata. Eh, fino al 1951 è questa figura in ascesa, si potrebbe dire, dal punto di vista politico, che ha ormai un ruolo importantissimo nella, nella scena politica, all'improvviso scompare per fare tutt'altro. Quindi il sacerdote, eccetera, eccetera. Ecco, quindi una frattura. E invece il merito, secondo me, di questo libro è di darci una chiave per eh, capire che questa frattura lo è stata solo fino a un certo punto. Perché in realtà invece c'è una eh, continuità di fondo. Eh, fra il periodo politico che qui occupa un centinaio di pagine eh, e il prima e il dopo e, e arriviamo a circa 260 pagine. Diciamo. Eh, tra l'altro anche questo è un merito, nel senso che si poteva scrivere mille pagine su Dossetti, ma invece Dossetti, eh, Giorgio ha scelto di dire le cose eh, importanti. E andiamo al punto. Qual è la continuità? Qual è la chiave della continuità? È la storia. E questo lo prende da, da magistretti, ma insomma diciamo che eh, Luigi Giorgi lo spiega molto bene. Tra l'altro in una delle tante interviste, perché questo è un libro che è stato molto apprezzato, ha avuto molti commenti, eh, giustamente, eh, in una delle tante interviste qualcuno dice ma perché eh, non hai parlato di Rossena, che in fondo era un momento così importante nella vita? In realtà non è vero, cioè in realtà è questo il cuore del libro. Non perché giustamente eh, Giorgia abbia voluto portare altre informazioni su Rossena, sappiamo tutto, diciamo, ma perché eh, eh, scrive tre pagine, eh, pagina 142-145, per chi volesse andare a leggere, che sono proprio di commento a quella, alla scelta di Rossena, cioè al ritiro di Dossetti dalla politica, che eh, spiegano il prima e il dopo, cioè spiegano il fatto che per rossetti la politica è una parte di un'assunzione eh, un della storia, assunzione della storia che è qui tra l'altro anche la chiave religiosa della eh, politica come missione, parola che può essere interpretata in vari modi, giustamente, no? ed è anche chiarissimamente un significato religioso e non è solo la parola, eh, Giorgi spiega molto bene proprio la vocazione religiosa che è prima che è dopo e, che è la, nella, e, e questo fa la continuità. C'è cioè, verso la, la fine no, un, una citazione in cui Dossetti parla dell'Eucarestia e guarda caso dice che l'Eucarestia è l'assunzione della storia. Allora vediamo come tutto si salda in modo profondo, perché questo è un libro che va in profondità. Ecco, rispetto ad altri libri su Dossetti che ci racconta tante cose, qui invece andiamo in profondità e affrontiamo eh, questo problema. Quale storia? Beh, questa storia ha un punto di inizio. Questa storia inizia con la Seconda Guerra Mondiale. E ecco perché il tema della pace giustamente è stato eh, adesso evocato, perché è, è veramente il tema centrale, ma non eh, di Dossetti. E il libro ha il merito di far emergere eh, questa ehm, convinzione di Dossetti che la Seconda Guerra Mondiale sia stato uno spartiacque, questa è la parola che usa eh, Giorgi. Eh, e questo è molto, come posso dire, non scontato, ecco, diciamo così, perché? Perché quando parliamo del Novecento in genere noi ripetiamo all'infinito la formula del secolo breve, del secolo breve che quindi non ha avuto nessuna cesura in mezzo, che va dalla, diciamo, dalla fine della prima guerra mondiale fino alla fine del comunismo eh, e quindi... Che cosa vuol dire il secolo breve? Beh, insomma, comunisti e anticomunisti, è finita lì. Cioè non c'è nient'altro, sostanzialmente. Invece, per capire che questo non è stato un secolo breve, è stato un secolo spezzato. È stato un secolo spezzato da una tragedia senza precedenti nella storia. Ecco il, il tempo nuovo, diciamo, che nasce dopo la Seconda, seconda Guerra Mondiale, in cui la, il problema della pace è un problema fondamentale. Ed è il problema che è la chiave di tutti gli altri problemi. E in questo senso diceva, mi sembra, delle cose molto giuste prima Pierluigi Castagnetti, diciamo, perché dentro il problema della pace c'è tutta la eh, questione del, eh, di, di un mondo che deve ovviamente costruire la pace, difendere la pace e, e, e lavorare in questa direzione. Ma nel mondo del dopoguerra chi lo fa? Ed ecco appunto il problema di Rossena, cioè il problema del ritiro dalla politica. La politica che voglia essere una politica di pace, che nasce questa aspirazione durante la resistenza ed è una resistenza non armata. Qui giustamente Luigi Giorgi sottolinea il paradosso, no? il paradosso di un capo militare, perché poi sostanzialmente far parte del CLN vuol dire ovviamente dirigere un'azione che è un'azione di resistenza anche armata senza imbracciare le armi. No? Allora questo paradosso riesce a unire due cose che oggi noi pensiamo non, siano, non si possano unire, perché o diamo le armi all'Ucraina oppure facciamo la pace. Sbagliato. Dossetti ci dimostra che questa nostra chiusura attuale è una chiusura mentale che rinnega l'esperienza di un cinquantennio che si è fatta dopo la seconda guerra mondiale, praticamente fino alla caduta del, del muro di Berlino. Ed è stata proprio la capacità, in particolare dei cattolici, di mettere insieme questo paradosso. Il paradosso per cui c'è una resistenza, ma ci sono delle parole molto belle di Dossetti. Dice, attenzione, non deve mai diventare... Come dire, la resistenza anche armata non deve mai diventare punizione, non deve mai travalicare quella che è la stretta necessità di contrastare, come va contrastato, il grande nemico nazifascista, ovviamente. Ma non bisogna, che deve, non deve diventare lotta contro un nemico, paradossalmente, ma liberazione. Sì, ma non e quando prima si diceva che oggi la politica eh, si basa sul distruggere l'avversario. Noi capiamo che ci troviamo in un mondo completamente diverso, perché il mondo di Dossetti è un mondo che ha la capacità di includere, non è un mondo irenico, è un mondo antifascista. Ma è un antifascismo che si carica anche dell'aspirazione alla pace. Come, come dire, resistere all'aggressore vuol dire cercare la pace, sono due facce della stessa medaglia. E questo Dossetti lo esprime molto chiaramente e con, eh, con grande efficacia. Se non che nel 1951 lui dice, beh adesso però non, non si può più fare. Perché da una parte ci sono gli americani che eh, hanno appunto un ruolo eh, preponderante l'unilateralismo, eccetera, eccetera, e quindi un Occidente armato, ecco, di sue riserve sulla Nato, no? che poi vota però tutte le sue e dall'altra c'è una Chiesa che non è all'altezza, una Chiesa lui dice troppo attivista, usa questa espressione, ma insomma una Chiesa che occupa degli spazi, ma non porta avanti appunto fino in fondo una, una politica di pace, eccetera. E quindi lui si ritira, si ritira dalla politica, esodo dalla politica, ma non esodo dalla storia. Per lui fare eh, quello che ha fatto dopo è continuare a essere nella storia. Tant'è vero che ha fatto anche il Vaticano II, ha avuto un ruolo fondamentale nel Vaticano II, che anche quello è un modo di fare la storia e non a caso l'ha fatta con le parole che si citavano prima, no? la pace come luogo teologico e poi il Vietnam, eccetera, eccetera. Ma cosa ancora più interessante ovviamente qual è che poi alla fine, diciamo così, della sua vita lui in qualche modo, diciamo così, torna a fare politica. Perché? Perché sono venuti meno quei due, eh, come dire, eh, quei due grandi impedimenti, una Chiesa non adeguata e dall'altra soprattutto un ordine eh, politico internazionale. In cui il ruolo americano costringe l'Occidente a essere eh, una eh, realtà armata. E, e basta, diciamo. No? Quindi eh, a proporsi come una realtà eh, che vuole eh, prevaricare so, so, rispetto agli altri interlocutori e non includerli, eccetera, eccetera. E, 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 e mh, dopo l'89. Si riapre uno spazio di possibilità. Non è detto che sia possibile fare politica, ma si riapre uno spazio di eh, possibilità. In qualche modo la sua vita trova un, eh, come dire, eh, un ricongiungimento con se stessa, diciamo. Lui nel 1951 abbandona i suoi compagni perché la pira la pensava come lui, ovviamente, ma la pira e Fanfani e gli altri e Moro, e, e, e hanno pensato: beh, però qualcosa si può ancora fare e l'hanno fatto. E lui ha pensato no, non si può più fare e non l'ha fatto. Ma la visione era la stessa, diciamo, è stata una valutazione di, di, di carattere appunto storico, però di grande visione naturalmente e qui c'è tutta la discussione, secondo me, chi ha fatto bene o chi ha fatto male. Però io devo dire che qualcosa, la Pira e Company. L'hanno fatta e qui è anche interessante perché la Pira, considerato un utopista, un uomo astratto, eccetera, eccetera, in realtà è stato un uomo di grande realismo, paradossalmente. E, e, eh, Dossetti ha avuto una grande visione, giustamente, eh, Giorgio usa anche il termine laica, eh, però ecco, forse. Eh, Avrebbe avuto senso anche continuare la sua azione politica. Lui l'ha continuato in un altro modo, appunto, come, eh, come abbiamo detto. Torno agli anni 90 e concludo: la sua vita finisce eh, di nuovo con impegno in Italia, eh, il, la commemorazione di Lazzati, l'archiginnasio, i comitati per la Costituente. I comitati per la Costituente con cui lui eh, difende la, la Costituzione, non che non si possa cambiare, lui lo dice no? molto chiaramente, ma attenzione, mh, va cambiata con secondo le regole, ma non è tanto questo il senso, è che va cambiata soltanto se c'è eh, un consenso di tutti e quindi se, se si salva lo spirito della Costituzione, che è quello che diceva prima Nicola Antonetti, Antonetti e Pierluigi Castagnetti e, e via dicendo. E qui c'è tra l'altro l'altra attualità di Rossetti, una quella che dicevo prima, cioè il fatto che lui ci dice la pace, che poi se volete tradotto nei termini eh, dell'azione concreta è stato il neotantismo, cioè in altre parole una politica estera italiana, grazie ai cattolici, che è stata di grande fedeltà nei confronti degli Stati Uniti e di grande libertà nei confronti degli Stati Uniti, quello che oggi la politica italiana non è capace di fare. E, e, e quindi è diventata inutile perché è diventata semplicemente una politica che accetta passivamente questa falsa alternativa no? tra resistenza in Ucraina oppure eh, pace. E l'altro eh, motivo di attualità, e eh, concludo veramente, di, di, di Dossetti è appunto la difesa della Costituzione, la difesa dello Stato, difesa dello Stato come qualcosa di abbastanza autorevole da non aver bisogno di essere autoritario. E uno dei, dei, dei grandi problemi che lui poneva, il rischio invece di sfasciare lo Stato nella maglia, nelle maglie diciamo, di questa eh, falsa come dire, saldatura tra eh, federalismo e presidenzialismo. E anche questo basta come dire, evocare questo per dire quanto sia attuale questa figura. Giovagnoli, con cui poi appunto il discorso della Costituzione ci ha riportato in qualche modo all'intervento iniziale del professor Nicola Antonetti, quindi abbiamo in qualche modo un po' chiuso anche un, un cerchio di riflessione su, sui temi appunto fondamentali nella biografia d'Ossettiana. Adesso io eh, chiederei a Luigi Giorgi, all'autore, di, di intervenire e di parlarci un po' del suo libro. Con una, breve, con una breve domanda che è una mia curiosità, eh, se ci può dire, almeno avevo questa, così, <ride> questa curiosità, chi sono Suor suo Agnese Magistretti e Donato Srighi a cui ha dedicato il libro. Intanto sì. <coughs> grazie, eh, grazie a tutti i relatori davvero per l'interessante dibattito e a tutti voi insomma che avevo avuto la pazienza di, di ascoltarci. E, il libro, sì, come è stato ricordato, la mia frequentazione con Dossetti nasce dalla tesi di laurea fatta alla Sapienza ormai troppi anni fa. E, ed è stata anche come dire, fortificata e anche dal, dal privilegio che ho avuto di lavorare in posti che mi hanno permesso degli spazi storici che hanno compreso la necessità degli spazi della ricerca. E, e dei tempi della ricerca. Io ho eh, ricordato qui il testo di Andreotti, mi ricordo che c'ero io in ufficio quando arrivò il testo fra le tante, le tante altre cose del lavoro, anche il, il testo di Andreotti. E quindi eh, mh, è stato um, un po' eh, mh, la fortuna di lavorare in posti eh, in, importanti e che permettevano di, appunto, di continuare in, con questa passione. Storica e, e, e il privilegio di lavorare qui adesso. Insomma, che per chi fa questi studi, e segue questi percorsi storici è diciamo, forse il posto più importante eh, nel nostro paese per, per il patrimonio, per le, sia archivistico che bibliografico. E, e quindi eh, questo, questo che mi è stato chiesto poi dalla, dalla casa editrice eh, nell'ottobre del 2020, se non ricordo male. È stato un lavoro che un po' ha, ha, um, ha riunito eh, quelle che erano state le suggestioni della tesi, dei primi lavori sul dossetti politico, con eh, la frequentazione poi con il pensiero d'ossettiano e con gli ambienti e gli uomini eh, che erano stati più vicini che a Dossetti. E, e fra questi mi piace ricordare, mi fa piacere che, che tu me l'abbia chiesto, eh, Atosserichi e Soragnese Magistretti che erano... Mh, uno è stato a Donato che è stato a lungo, per lungo tempo il priore del ramo maschile della piccola famiglia dell'Annunziata, scelto proprio da Dossetti, tra l'altro, eh, come a, a, al posto, ha sostituito praticamente Dossetti eh, e da, la, alla guida del ramo maschile. Sua Antise Magistretti è stata per lungo tempo la superiore del ramo femminile eh, di Dossetti, della piccola famiglia dell'Annunziata, che Dossetti aveva conosciuto a Milano in cattolica ai tempi, ai tempi di Gemelli perché sua ragnese eh, era un assistente di Gemelli essendo una psichiatra infantile e io ho avuto anche qui la fortuna diciamo, di avere con loro una, una frequentazione importante non soltanto sul sul Dossetti come personaggio storico, ma anche sul Dossetti e su tutto quello che ha lasciato a livello spirituale e religioso, perché penso che forse uno dei lasciti più importanti di Dossetti sia la piccola famiglia dell'Annunziata, cioè per capire bene quello che secondo me che è, è, è stato Dossetti, bisogna un po' frequentare mh, per quello che si può insomma, eh, la, la comunità monastica di Dossetti, per capire il lascito eh, eh, per, eh, umano, per capire il lascito religioso, per capire il lascito storico perché mi piace sempre ricordare che nei riflettori della, eh, della, della piccola famiglia eh, c'è sempre un grosso, ehm, una grossa cartina del mondo perché Dossetti io chiesi la prima volta che l'ho visto insomma, perché ci fosse questa cosa perché Dossetti voleva che tutti in, ehm, diciamo che i frati si rendessero conto che ehm, si era parte di qualcosa di, di, di più grande di qualcosa di di più, e che bisognava eh, sforzarsi di capire questo, eh, eh, questo ruolo del cristianesimo nei confronti della storia e nei, e nei confronti del mondo. E quindi bisognava avere di fronte proprio anche eh, in modo come dire, eh, quasi eh, icastico e la, eh, la composizione eh, geopolitica del, del, del globo. E quindi era, mh, è importante, secondo me, eh, mh, mi fa piacere, ecco, ripeto, eh, ri, che in questo eh, luogo è così importante per gli studi del cattolicesimo italiano e del cattolicesimo democratico eh, eh, si possa ricordare una figura come Dossetti e allo stesso tempo ricordare i tanti che si sono cimentati eh, con, eh, nello studio, nell'approfondimento. Del, del pensiero d'ossettiano, mi piace ricordare anche qui eh, Pino Trotta, eh, Giovanni Bianchi, tutto il gruppo di, di Bailam, del, delle Acli e con piacere anche, mh, ripeto, eh, Donato Serighi e Suor Agnese Magistretti. Grazie. Contenta, devo dire che hai appunto fatto riferimento alla piccola famiglia dell'annunziata, che appunto è in realtà è una, un una protagonista, una realtà protagonista della vita assolutamente di Dossetti e su cui, come notavi tu, giustamente bisogna. Mm, eh, riflettere perché, perché è, un, è una sua eredità importantissima. Io nel ringraziarvi, nel ringraziare Pierluigi Castagnetti, il professor Nicola Antonetti, il professor Agostino Giovagnoli, e nel salutarvi, vorrei concludere questo, questo incontro, questo appuntamento, mh, con, facendo mie e posso dire nostre, se, se volete. Le parole del, del nostro Presidente della Repubblica, delle parole che Mattarella dedicò a Dossetti nel 2017, che ho avuto modo di, di ritrovare cercando appunto delle, delle informazioni. Mattarella nel 2017 aveva partecipato a un convegno a Bologna dedicato appunto alla figura di Dossetti, un convegno che si intitolava Costruzione e rinnovamento Dossetti fra Costituzione e Concilio. E al termine di questo convegno Mattarella ha fatto un saluto, una riflessione e io vorrei appunto fare mio questo saluto perché queste parole le, le ritengo insomma, particolarmente significative. Mattarella aveva ricordato come appunto le riflessioni su Dossetti. In qualche modo fanno pensare alla storia presente e futura, e una storia che si giova e si arricchisce delle esperienze passate, soprattutto quando queste esperienze sono state lungimiranti e hanno manifestato visione e sono, si sono dispiegate sempre guardando alle prospettive della comunità di vita. Ma eh, soprattutto poi Mattarella aveva rivolto un pensiero di riconoscenza al contributo che al nostro paese ha dato Giuseppe Dossetti in tutte le forme del suo impegno, da quello più esposto, politico, istituzionale a quello monastico, in una maniera così significativa e per tutti, disse il presidente ammirevole. Ecco io questo sentimento di, di riconoscenza è un sentimento che appunto vorrei esprimere anche qua perché perché appunto effettivamente serve avere riconoscenza rispetto a figure come, quelle, come quella di Giuseppe Dossetti. In particolare in questo periodo storico, e ricordando appunto che la politica è davvero un servizio e una missione. Grazie, grazie a tutti.